Buongiorno cari lettori e cari lettori, soprattutto benvenuti al programma 20.000 libri sotto il cuscino. Incontreremo scrittori, editori. Loro li ho già visti, loro. Sono i ragazzi della cugina Margherita e, superata la malattia del tumore, sono ritornati dal reparto una volta guariti e attualmente aiutano i piccoli pazienti che sono lavorati. E loro fanno un po' da filtro tra i genitori e che spiegano anche molto bene che da questa malattia si può guarire. Si può uscire. Quindi sono 15 storie di questi campioni di vita. Sì, sì. E noi abbiamo tutti il dovere di aiutarli perché... Comprando il libro perché tutto il ricavato va... Esatto. New York, New York. Cecilia Oria. Sì. Cecilia purtroppo ci ha lasciato lo scorso anno e questo libro lei l'ha scritto proprio nel periodo di degenza di ospedale ed è la storia di questa ragazza che Cecilia aveva 15 anni, scrive di questa ragazza che va a New York e vive la sua vita là, studia, lavora ed era penso il suo sogno. La Fondazione Cecilia Oria è stata creata dai genitori di Fabrizio e Cecilia con lo scopo di aiutare i piccoli degenti all'ospedale e con il ricavato in particolare di questo libro come partenza si crea poi con il ricavato una borsa di studio per un ricercatore sempre in collaborazione con l'ospedale Regina Margherita. Sì. Grazie, commovente. Manca solo Leni e hanno qui. Libri sotto cuscino, i ragazzi. Ragazzi, saluto! Ciao!